un'ulteriore tappa nel processo verso la beatificazione di Suor Petra Giordano. È quella che si è svolta al santuario di Santa Maria del Sasso alla presenza di Monsignor Riccardo Fontana, del postulatore della causa e del promotore di giustizia per la conclusione della fase diocesana del processo di beatificazione. Il primo passo è stato l'apertura in diocesi del processo di Suor Petra, avendo raccolto tutti i documenti, le lettere, tutto quello che ha scritto questa suora. E siamo state interrogate dal giudice ecclesiastico e poi ci sono stati gli storici e molte altre persone che hanno contribuito a mandare avanti questo. Insomma, è andato bene perché è stato un anno, direi, quasi calmo, non ci sono stati intoppi, non c'è stato niente. Ora però, siccome hanno riconosciuto le virtù eroiche di Suor Petra, sia il tribunale ecclesiastico sia il postulatore, allora ora si è aperta questa tappa che andrà tutto in Vaticano, è sigillata, c'è stato tutto il sigillo e il postulatore lo porterà in Vaticano tutto e chiederà la petizione di poter lì in Vaticano di leggere tutti questi scritti di Suor Petra, sperando che non ci sia nulla che possa ostacolare andare avanti, e se non c'è nessun ostacolo, che si spera, allora dopo viene sigillato in Vaticano sempre e si aspetta il miracolo per beatificarlo.